Buongiorno da Daniela Morandi, ecco le notizie della settimana dal 12 al 19 ottobre. A Seriate il volontariato scende in piazza, aperto il bando per gli assegni di studio. Al via la seconda festa del volontariato, che a Seriate è una realtà fervida e vivace. Un cittadino su otto è volontario, sono operative 107 associazioni, dedite a diversi settori, dal sociale alla cultura, dallo sport all'ambiente e sicurezza. Di queste, 49 associazioni hanno fattivamente contribuito alla costruzione della seconda edizione di Volontari Seriate, il volontariato si incontra e si racconta 2011, in programma dal 14 al 16 ottobre. Da 3 giorni di festa è tappa di completamento di un percorso impegnativo e continuativo, ha specificato l'assessore alle politiche sociali Gabriele Cortesi. Rispetto all'anno scorso, questa edizione è maggiormente condivisa col territorio, costruita dall'amministrazione comunale insieme alle associazioni. L'obiettivo è dare un'immagine definita dell'associazionismo di Seriate, di cui la nostra comunità deve essere consapevole e orgogliosa, ha ribadito l'assessore. L'organizzazione della festa è difatti un segno di riconoscenza verso l'operato delle associazioni a favore del bene comune. Il volontariato è un patrimonio da valorizzare e far conoscere in maniera trasparente. Per chi volesse scoprire le iniziative, i progetti, le persone e le associazioni che promuovono questo percorso attivo a Seriate, per diffondere e far conoscere una cultura solidale, si può diventare amici del gruppo Facebook Volontari Seriate. La seconda festa partirà venerdì 14 dalle 19 alle 22 con saluto delle autorità e aperitivo solidale con le associazioni nella tensa struttura allestita nel piazzale Donatori di Sangue. Sabato 15 dalle 9 alle 12 visita guidata agli stand delle associazioni. Parteciperanno anche 9 classi degli istituti comprensivi di Seriate, quale prima tappa di un percorso di sensibilizzazione del volontariato nelle scuole. Alle 17 al Cineteatro Gavazzini si terrà lo spettacolo teatrale ad ingresso gratuito Viaggiando si impara. Mentre domenica 16 la conclusione della festa con Santa Messa e sfilata delle associazioni, laboratori, castagnata e ringraziamenti conclusivi dell'amministrazione. E ora passiamo al caro scuola. L'amministrazione comunale istituisce assegni di studio di 300 euro ciascuno a studenti seriatesi che hanno frequentato con esiti positivi il terzo anno delle scuole secondarie di primo grado e il primo, secondo, terzo e quarto anno delle scuole secondarie di secondo grado nell'anno scolastico 2010-2011. Le domande per partecipare al bando per il conferimento degli assegni di studio possono essere presentate sino al 10 novembre 2011 all'ufficio sociali, scuola e sport, telefonando allo 035 304 224. Hanno diritto a concorrere all'assegnazione gli studenti residenti nel comune di Seriate da almeno un anno alla data di presentazione della domanda, purché nell'anno scolastico successivo a quello della domanda di assegno di studio siano iscritti e frequentino un qualsiasi corso di studio successivo alla scuola secondaria di primo grado, con esclusione degli studi universitari. Si ricorda che martedì 18 ottobre a Milano si terrà la cerimonia di premiazione dell'Oscar di bilancio. Seriate è già sul podio dei comuni non capoluogo di provincia per l'ottima gestione finanziaria, ma si saprà se sarà primo, secondo o terzo. E chiudiamo con gli appuntamenti del fine settimana di Bergamo Scienza Seriate. Giovedì 13 si terranno 2 conferenze per Bergamo Scienza. Alle 9.30 nell'auditorium della biblioteca si parlerà di organizzare la conoscenza, mentre alle 20.30 al Cineteatro Gavazzini si rifletterà sul tema conoscenza e verità nella scienza. Per informazioni consultare il sito Bergamo Scienza. Grazie per l'attenzione.